sesta estinzione di Elizabeth Kolber. Sembra un po' un titolo da film di fantascienza catastrofico, ma in effetti l'idea di catastrofe, secondo alcuni, ha un ruolo nella storia dell'evoluzione. Esistono a questo proposito due paradigmi scientifici in contrasto fra loro. Uno è quello catastrofista, appunto, che storicamente fa capo a Georges Cuvier, grande naturalista francese di fine Settecento, inizio dell'Ottocento, secondo il quale la Terra è stata percorsa da eventi catastrofici che in tempi rapidi hanno portato alla scomparsa di numerose specie. Il paradigma opposto è quello gradualista di Charles Lyell, uno dei padri della geologia moderna, che ha molto influenzato il pensiero di Darwin. Secondo le idee di Lyell e anche di Darwin, le specie si estinguono, ma al termine di un processo che si compie attraverso mutamenti lentissimi. Chi ha ragione? Entrambi, possiamo dire, perché tutti e due questi modelli sembrano contenere degli elementi di verità. È vero infatti che i cambiamenti geologici e le mutazioni biologiche avvengono su una scala temporale molto vasta. Però a quanto pare si sono anche verificati degli eventi di natura catastrofica che in modo rapido hanno portato all'estinzione di molte specie. È nota ad esempio la teoria secondo la quale, verso la fine del Cretaceo, l'impatto di un meteorite con la Terra avrebbe innescato delle trasformazioni ambientali accelerate causa dell'estinzione dei dinosauri e di altre specie. I paleontologi ravvisano nel passato della Terra l'esistenza di cinque grandi estinzioni di massa, durante le quali la maggior parte delle specie esistenti in quel momento sul pianeta si sarebbe estinta. E la sesta estinzione, quella del titolo di questo libro, beh, è quella che secondo non pochi biologi e studiosi di scienze naturali è in corso in questo momento. E rispetto alle precedenti, sembra avere una caratteristica originale, perché la maggior responsabilità per quello che sta avvenendo si direbbe ricadere su una singola specie animale, la nostra, ovviamente. A questo proposito, nella sala della biodiversità del Museo Americano di Storia Naturale di New York, si trova un cartello con questa scritta: portando all'estinzione le altre specie, il genere umano sta recidendo il ramo su cui esso stesso si posa.